Ben ritrovati nel studio 22 News. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio a Castellamonte si terrà Buongiorno Ceramica, 8ª edizione. E siamo qui per parlare con l'assessore alla cultura del comune di Castellamonte, Claudio Pintassi. Benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno Ceramica, 8ª edizione, oltre un concorso, un'iniziativa nazionale, oltre una quarantina di comuni che partecipano tutta Italia, che sono associati all'IGC. E anche Castellamonte. Castellamonte è uno dei soci fondatori dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, che raggruppa oltre 40 comuni. Proprio in questi giorni abbiamo avuto un'assemblea nazionale a Faenza, che è un po' la città capofila della tradizione italiana della ceramica. E come IGC è stata pensata una festa diffusa da tenere contemporaneamente lungo tutta la penisola in questi comuni, perché ogni comune potesse mettere in mostra le proprie peculiarità. Castellamonte ha una lunghissima tradizione e ha partecipato a tutte le edizioni e quindi siamo ben presenti anche quest'anno per questo weekend ricco di iniziative in cui i visitatori potranno ammirare tutte le creazioni dei ceramisti castellamontesi e non solo. Quindi conoscere quella che è la Castellamonte, ossia la ceramica, un po' una sorta di antipasso, se vogliamo, anche la nostra ceramica di settembre. Direi di sì. La Buongiorno Ceramica è pensato per mettere in risalto i ceramisti locali, ma quest'anno abbiamo copiato da noi stessi la formula del concorso che solitamente mettiamo in atto durante la mostra della ceramica, che è Ceramics in Lab, un concorso internazionale. Quest'anno l'abbiamo ridisegnato per Buongiorno Ceramica, incentrandoci sulle ceramiche sonore, quindi detto più comunemente sui fischietti in ceramica. Quest'idea nasce in collaborazione col curatore della mostra, il professore Giuseppe Bertero, che ha seguito questa iniziativa, è un'iniziativa che prende piede dalla collezione già presente a Castellamonte di oltre 3.000 fischietti, che fu donata appunto al nostro comune da Mario Gianni in Arte Clizia, un ceramista di Chivasso, e una giuria di esperti ha valutato i fischietti che sono pervenuti a Castellamonte, oltre 70 di 40 artisti, la maggior parte italiani ma diversi anche dall'estero, e quindi ci sarà una premiazione. La mostra verrà inaugurata al Centro Congressi Martinetti venerdì 20 maggio alle ore 16. Un'iniziativa apprezzata, tra l'altro durante la presentazione ufficiale che avete fatto, il curatore ha sottolineato che era un po' una scommessa, quindi non pensavo alla partecipazione. Le prime edizioni sono sempre una scommessa, però anche grazie al concorso internazionale che portiamo avanti negli ultimi anni, Castellamonte rimane un nome importante nell'ambito della ceramica in tutta Europa e in tutto il mondo, e quindi i ceramisti sono ben contenti di partecipare a un concorso, a una mostra a Castellamonte. Prova ne è il fatto che nella scheda di adesione abbiamo dato l'opzione ai partecipanti di donare immediatamente l'opera al comune di Castellamonte perché rimanesse esposta ed entrasse a far parte della collezione, e su 70 opere circa 35 sono già state donate al comune di Castellamonte, che quindi si potrà fregiare di diverse altre opere. Oltretutto sarà possibile conoscere quelli che sono i ceramisti locali, gli artisti locali di Castellamonte. Sì, c'è una grande partecipazione come sempre dei ceramisti, che sono la vera essenza della tradizione castellamontese. Ognuno, da chi si occupa più di ceramiche artistiche a chi più di ceramica artigianale, fino ai produttori di stufe, che sono un altro dei simboli castellamontesi, apriranno i loro laboratori e le loro botteghe con esposizioni, dimostrazioni al tornio. E per favorire il passaggio dei visitatori in queste botteghe, come comune abbiamo organizzato delle visite guidate in due percorsi, uno cittadino in cui una guida illustrerà i maggiori monumenti e
le maggiori opere di arredo urbano che negli ultimi anni siamo riusciti a collocare nel concentrico cittadino, ma il percorso transiterà anche in tutte le botteghe dei ceramisti, degli artigiani, dei produttori di stufe e anche al liceo artistico 25 aprile Faggio, che ha recentemente dato il via alle sue celebrazioni per il centenario. Infatti ci saranno anche due eventi legati al liceo. Sì, teniamo molto alla collaborazione con il liceo artistico. L'evento Buongiorno Ceramica si aprirà infatti con un'inaugurazione di un grande pannello realizzato dagli studenti dell'anno, della sezione di ceramica nell'anno 2019, che non eravamo riusciti a collocare prima a causa dei ritardi dovuti alla pandemia. Finalmente, grazie anche alla disponibilità di alcuni privati, abbiamo trovato una collocazione che ci sembra opportuna, e quindi alle ore 11 del venerdì mattina, il 20 maggio, andremo a inaugurare quest'opera. Per contrapporre l'apertura, anche la chiusura sarà legata ad un evento realizzato questa volta dalle classi di moda del liceo artistico. I ragazzi e le ragazze hanno creato diversi abiti durante l'anno, e quindi ci sarà in Piazza della Repubblica, in collaborazione con la Casa della Musica e la Filarmonica, una sfilata di moda in cui le modelle saranno le stesse stiliste, perché gli abiti realizzati verranno indossati dalle studenti e dalle studentesse della classe di moda del liceo. Diciamo che per la città di Castramonte il liceo Faggio è perfetto, è azzeccato. È un fiore all'occhiello sicuramente, tra l'altro sappiamo che le iscrizioni stanno aumentando, come amministrazione proponiamo sempre diverse collaborazioni e auspichiamo che non solo i numeri aumentino, ma anche la quantità di ceramisti che abbiano voglia di rimanere sul territorio si elevi sempre di più. Naturalmente, come amministrazione e come enti anche superiori, dobbiamo lavorare affinché questo territorio sia pronto ad accogliere nuovi giovani volenterosi di intraprendere questo mestiere. Ci saranno anche altre inaugurazioni di mostre e esposizioni in questi giorni? Decisamente sì. Il sabato alle ore 12 nell'ex centro anziani, quindi con l'ingresso della rotonda antonelliana, sarà l'inaugurazione di una mostra realizzata dall'Associazione Artisti della Ceramica in Castellamonte. Nel pomeriggio alle ore 16 al centro ceramico Pagliero di frazione Spineto, oltre alla parte museale che costantemente a disposizione del pubblico, ci sarà una mostra dell'artista Brando Pesci, ma personale. Il Cantiere delle Arti Mia Eluc proporrà opere di Sandra Baruzzi e Guglielmo Martin, che celebrano anche loro i 10 anni della loro attività insieme. E poi le botteghe di Maurizio Grandinetti, Corrado e Giuseppe Camerlo, ma anche i gioielli realizzati da Elisa Giampietro potranno essere ammirati nelle rispettive botteghe, fino a giungere all'interessante meccanismo della produzione di stufe che la gente potrà approfondire nella fabbrica La Castellamonte di Roberto Perino. In frazione Sant'Anna Boschi invece la visita guidata comprende, oltre alla visione dei castelletti che cerchiamo sempre di sponsorizzare tanto perché uniscono la tradizione ceramica all'attività outdoor, una visita alla bottega di Camerlo e di Maria Teresa Rosa nella giornata di domenica. E quindi un programma ricco, e speriamo di attirare il più pubblico possibile a Castellamonte, confidando nelle temperature clementi. Senza dubbio, ricco e intenso. Abbiamo ancora dimenticato un pubblico. Ci sarà anche l'inaugurazione di un autorilievo della Madonna del Rosario, la Lions. Sì, il Lions Club Alto Canavese ha
proposto e collaborato con l'amministrazione nel restauro di una Madonna posta sul muro nel rione San Rocco, e durante le operazioni di restauro, che sono state totalmente finanziate dal Lions Club Alto Canavese, di questo li ringrazio, abbiamo scoperto che la data di questa Madonnina è del 1701, e quindi un'operazione di restauro importante e una restituzione alla comunità di un'opera di grande pregio e di grande valore. E poi sempre inserito il concorso piemontese, che ormai è diventato anche quello. Un altro appuntamento fisso che abbiamo inserito ben volentieri, il gruppo dei Pignatelli Castlamont, guidato da Vittoria Minetti, anche professoressa di piemontese, in quanto tiene i corsi nei locali della biblioteca, per chi avesse piacere. Propone tutti gli anni un concorso sia per la prosa sia per la poesia in lingua piemontese. Sono arrivate oltre 61 scritti che dovranno essere giudicati anche qui dalla apposita giuria. Naturalmente i premi di questo concorso che saranno elargiti a partire dalle 10 del mattino al centro congressi Piero Martinetti saranno in ceramica realizzati dai ceramisti locali, e quindi rientra a pieno titolo nel calendario della nostra manifestazione. Certo, giustamente. E Buongiorno Ceramica rientra anche nel Festival delle Reciprocità, infatti anche per questa occasione ci sarà la Corriera delle Reciprocità. E un'altra rete che stiamo spingendo e siamo orgogliosi di aver creato, è vero che è un evento nazionale, però Buongiorno Ceramica Castellamontese è il secondo appuntamento del Festival della Reciprocità. Questa iniziativa è nata in sinergia tra i comuni di Castellamonte e Alie San Giorgio, anche qui per mettere in rilievo le bellezze e le peculiarità di ogni comune. Grazie appunto a questa comunione di intenti siamo riusciti a organizzare, come già in occasione del mercato della terra e della biodiversità di San Giorgio, una corriera che porterà nella giornata di sabato i turisti da Torino per visitare Castellamonte e le botteghe dei ceramisti e per far conoscere tutto il territorio. Ed è un'iniziativa che riproporremo in tutti gli eventi, quindi Calici tra le Stelle ad Alie e successivamente di nuovo anche a Castellamonte per la mostra della ceramica. È un modo per semplificare le cose e far venire i cittadini torinesi in provincia. Sì, anche perché devo dire che post pandemia la voglia di scoprire territori che sono limitrofi e che hanno tanto da offrire a livello sia naturalistico che artigianale, come assolutamente il canavese, è cresciuta, e lo vediamo anche dalla buona partecipazione delle manifestazioni che lentamente stanno riprendendo dopo il periodo di stop. La gente ha voglia di uscire e vediamo che per il canavese questo sia il momento giusto per sponsorizzarsi e per farsi conoscere. Quindi, Buongiorno Ceramica? Dal 20 al 22 maggio, con tutta la rete di appuntamenti che vi abbiamo proposto, vi aspettiamo, vi ricordo solo che le visite guidate sono totalmente gratuite e sulla locandina trovate i numeri e la mail per chi volesse prenotarsi, e le visite possono essere effettuate alle 10, alle 15 o alle 16 delle giornate del sabato e della domenica, oppure ognuno è libero di girare e di ammirare la ceramica castellamontese negli orari che preferisce. Vi aspettiamo. Occasione da non perdere.